Ciao a tutti amici di Anxa Mountain, oggi siamo a Penna Piedimonte, andremo al rifugio Martellese, siamo partiti dall'area picnic sotto al paese qui a Penna Piedimonte, abbiamo fatto la carrareccia e ora siamo al bivio di Colle Strozzo, da qui si parte per il boschetto di qualità Colle Strozzo, questa è la carrareccia e niente, sono correnato. E adesso passiamo questa parte qui di Colle Strozzo, arriviamo al rifugio Dugni. Da Rifugio Dugni poi arriveremo al Martellese e poi riscenderemo per il Vallone. E niente, per oggi, per adesso la temperatura è abbastanza calda, però per adesso il primo tratto è tutto a bosco, quindi staremo freschi. Quindi andiamo belli comodi comodi. Siamo usciti dal bosco, adesso ci facciamo tutto questo tratto qui scoperto fino a quella parte qui su e poi arriveremo al rifugio Dugni. Poi da lì dal Dugni al Martellese, veramente neanche un'ora e siamo arrivati. Comunque adesso il pezzo è tutto scoperto, nel bosco fa un bel po' caldo, abbiamo sudato un bel po' e niente, adesso siamo qui sotto al sole, quindi si suda tutto il tempo. Al Dugni, dentro come avete visto è abbastanza sporco, c'è un po' di immondizia, strano, è difficile trovare i rifugi puliti, però coperta con le buste di immondizia, purtroppo è pieno di incivili, una bombola di gas l'ha buttata, purtroppo è così, la montagna non è per tutti. Niente, adesso siamo al Dugni, meno di 2 ore. Siamo arrivati, piccola sosta e continuiamo verso il Martellese. Oggi è un po' velato, se no si vedeva pure il mare. Queste Cima Cirenelle, Raparo e poi si continua fino alle Murelle. Un bellissimo giro che faremo quest'estate, tutta questa cresta, bello, fino alle Murelle. Comunque c'è anche un video in invernale che abbiamo fatto qui al Dugni di quest'inverno, se volete vederlo con la neve anche particolare qui, molto bello. Pausa e si riparte. Ragazzi, siamo arrivati al rifugio Martellese che è qui, neanche mezz'ora da Rifugio Dugni. Comunque
meno di 3 ore siamo arrivati, nonostante il notevole dislivello, 1300 metri. Bella, bella giornata, per fortuna il sole è un po' coperto, quindi ci ha risparmiato un po' dal caldo. Adesso arriviamo al rifugio, faccio vedere dentro, facciamo una bella pausa stozza e poi riscendiamo qui per il vallone fino a sotto alle macchie. Il vallone taglia dritto, quindi penso che in 2 ore scendiamo giù. Niente, adesso vi faccio vedere dentro. Stozza fatta, si riscende per il vallone. Qua ci sono le murelle, l'acqua viva, ancora un po' innevate. Niente, si riscende per questo bellissimo vallone molto selvaggio, è pieno di camosci, molto bello. Vedrete un posto veramente spettacolare. Ragazzi, siamo nel cuore del vallone, stupendo, selvaggio, è pieno di camosci, guardate qua, vicinissimi, qua, da questo lato, e ci guardano dall'alto, come per dire, che state a fare qua, questa è casa nostra, giustamente. Ma noi passiamo solo senza disturbare, ce ne andiamo subito, però guardate qua che spettacolo, vallone stupendo, bellissimo, continuiamo a scendere, in compagnia dei nostri amici camosci, se non ci si mangiano. Ragazzi, qui c'è un pezzo di neve nel vallone che si stringe, c'è sempre la neve, anche in agosto l'abbiamo sempre trovato innevato. Qui su è pieno di camosci che continuano a correre, speriamo che non ci fanno cadere le pietre. Vedete, non so se si vedono, ci sono anche un po' di cuccioli, quindi speriamo che non ci arriva qualche pietra. Niente, questo breve tratto di neve, adesso facciamo un po' attenzione, però è solo un pezzettino e poi si continua normalmente. Abbiamo chiuso l'anello, siamo ritornati sulla strada di questa mattina, che è questa, ci porta le macchine in 2 minuti. Niente, molto bello questo giro, era un bel po' che non lo facevo, quindi mi mancava. Renato non c'era mai stato, e solo l'ultimo tratto è un po' chiuso la vegetazione, però si cammina tranquillamente. Comunque adesso è andata il giro, abbiamo chiuso in 4-5 ore, non mi ricordo, sa 4 ore, non ho visto. Vabbè, adesso è presto, quindi ci facciamo un bel terzo tempo, ci cambiamo e ci vediamo dopo. Renato ci vuole salutare. Ciao ragazzi, oggi è stato bellissimo, un anello molto molto bello sia dal punto di vista paesaggistico che faunistico. Abbiamo incontrato camosci, insomma, e altre specie animali. Perfetto, ragazzi, adesso ci vuole solo una bella birra. Vai, terzo tempo.